era una partita complicata quella di oggi, venivamo da uno stop forzato di 20 giorni, quindi riprendere i ritmi della partita non è mai semplice. Fare allenamento e non giocare a volte ti fa perdere un po' di concentrazione. E infatti il primo tempo non abbiamo fatto un buon primo tempo perché abbiamo sbagliato tanto e non eravamo entrati con la testa giusta, mentre il secondo tempo credo che poi dopo abbiamo fatto una buona gara, ci siamo ripresi, non abbiamo mai rischiato tanto e al cospetto di una squadra che comunque ce la sta mettendo tutta. Nelle partite passate non meritava di perdere perché comunque sta giocando un buon calcio e si vogliono tirare fuori dalle zone basse e quindi ce la stanno mettendo tutte, quindi su questo faccio i complimenti al Vassor Girardi, posso sembrare retorico, ma il Vassor Girardi quest'oggi ha fatto una buona gara e gli faccio i complimenti. Noi siamo contenti perché la partita l'abbiamo vinta anche forse un po' non giocando al top, al massimo, ma se vinci questa partita significa che comunque hai dei valori abbastanza alti. I punti che dobbiamo fare per salvarci restano pochi, appena li facciamo poi dopo possiamo parlare di altro. Adesso arriva una settimana molto complicata per noi, abbiamo tre partite difficilissime, cioè abbiamo altre due partite difficilissime, speriamo di fare bottino pieno per poi dopo raggiungere definitivamente la salvezza e poi possiamo fare altri ragionamenti. Siamo ancora con zero punti, vorrei fare qualche prestazione un po' sottotono e portare qualche punto a casa, però la strada è questa, è vero che mancano poche partite, 10 partite, portano 30 punti è vero, però che dire, cercare di portare ancora entusiasmo nello spogliatoio, all'interno dello spogliatoio, al campo, cercare di fare ancora queste prestazioni perché non conosciamo altra misura che non allenarci a mille e cercare di fare questo tipo di prestazione. Come ho detto poc'anzi col mister, noi stiamo facendo delle prestazioni importanti, siamo stati a San Benedetto, abbiamo fatto la nostra onesta partita, poi al di là del risultato che possa essere molto ampio, però in 90 minuti siamo stati sfortunati, abbiamo beccato una deviazione fortuita a loro favore e in casa comunque abbiamo fatto una partita importante col Fossombrone senza realizzare qualche occasione fatta, con l'Avezzano comunque fuori casa abbiamo fatto una grande prestazione, cioè ti ripeto, mentale. Può darsi che in queste altre partite che restano possa demoralizzare un po' i ragazzi, però lo spirito è quello giusto, siamo di qua a giocarci la nostra onesta partita, pur sapendo che è un campo difficile, però ti ripeto, non molliamo perché siamo tosti.